Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. La Chiesa in questo tempo dopo Pasqua, per aiutarci a partecipare a questa gioia della vittoria di Gesù e soprattutto a darci a Lui generosamente e a fargli più spazio nel nostro cuore, nella nostra anima, ci fa leggere, nel breviario anche la messa, l'epistola di San Giacomo. Chi era questo San Giacomo? San Giacomo, soprannominato il Giusto, viene chiamato fratello di Gesù dal Vangelo. In realtà era cugino, perché il Vangelo ci dice che era figlio di Alfeo, detto Cleofa, e di Maria di Cleofa, appunto, citata dal Vangelo. E insieme a Giuseppe, Simone e Giuda, menzionati come fratelli di Gesù, erano in realtà suoi cugini. Infatti la lingua ebraica chiama fratelli anche i parenti prossimi, come per esempio nell'Antico Testamento Lot è chiamato fratello di Abramo, mentre invece era soltanto suo nipote. E così interpretavano anche i primi protestanti come Lutero, Calvino, eccetera, fino a giungere all'eresia più completa di coloro che arrivano a negare la virginità di Maria con interpretazioni totalmente contrarie al senso della Sacra Scrittura e della tradizione della Chiesa. Quindi San Giacomo, soprannominato Giusto, giusto per la santità della sua vita, San Giacomo era stato il capo della Chiesa di Gerusalemme, quindi primo vescovo di Gerusalemme dopo la morte di Gesù. E Flavio Giuseppe, questo storico ebreo, racconta nelle antichità giudaiche che San Giacomo finì la sua vita con il martirio. Fu condannato a morte dal Sinedrio per ordine del sommo sacerdote Anania e lapidato. In realtà il suo martirio fu più complesso, come sarà raccontato in maniera più precisa. San Giacomo fu lanciato dal pinacolo del Tempio di Gerusalemme e miracolosamente sopravvissuto, ucciso a colpi sì di pietra e di mazza. Ed è lui che ci ha scritto questa epistola così bella. Un'epistola che dà tanti consigli spirituali, vi consiglio di leggerla, non è molto lunga, e che può aiutarci veramente in questo periodo pasquale. Prima di tutto San Giacomo ci spiega perché Dio permette le prove, le difficoltà, le croci di questa vita. E ci dice: considerate perfetta letizia, dice San Giacomo, quando subite ogni sorta di prove. Perché? Perché nella prova viene manifestata la vostra fede e la vostra pazienza, e così potete acquisire tutte le virtù così necessarie al cristiano. Sì, la prova è il mezzo che Dio ci dà per formare nella nostra anima il cristiano perfetto, all'imitazione appunto del Salvatore. E poi ci spiega anche perché Dio permette le tentazioni. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, dice San Giacomo, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. E ci ricorda che nessuno è tentato da Dio. Dio vuole il nostro bene, ma permette la tentazione che viene dalla nostra concupiscenza o da Satana, proprio perché, come nelle prove, anche nella tentazione, noi possiamo acquisire delle virtù, con la grazia di Dio che non ci manca mai e che non permetterà mai che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. E poi San Giacomo insiste dicendo che noi non dobbiamo essere cristiani soltanto di nome, ma di fatto. Dobbiamo pensare e agire da cristiani, mettere in pratica la parola di Dio e non soltanto essere di coloro che l'ascoltano. La parola di Dio va ascoltata, certo, ma deve portare dei frutti, deve cambiare la nostra vita. Non basta credere, la fede deve trasformare la nostra esistenza. E dice ancora San Giacomo, la fede senza le opere è morta, è morta. Anche Satana, i demoni credono all'inferno, ma una fede morta. Credono perché hanno
questa certezza che di Dio e di tutte le verità soprannaturali, ma è una fede che non giova loro a nulla. Invece la vera fede viva è quella che ci trasforma e che ci conduce a vivere alla luce di questa fede. E poi San Giacomo ha altri passaggi molto belli, molto interessanti in questa epistola. Ci parla dell'estremunzione, per esempio, e ci dice che se qualcuno è malato, che si chiami il presbitero, il sacerdote, perché preghi per il malato, perché lo unga, in modo che il malato possa ricevere la salute del corpo, se Dio lo vuole, o almeno quella dell'anima. È molto bello e molto importante questo passaggio di San Giacomo. Quanti cristiani, se hanno un parente, un genitore, un amico malato che rischia di passare all'eternità, hanno paura di chiamare il sacerdote, come se il sacerdote potesse accelerare il passaggio dall'eternità. È proprio il contrario. Questo sacramento dell'estremunzione, se Dio vuole, dà anche la salute al malato. E poi quale grazia poter ricevere questo sacramento per preparare l'incontro dell'anima con Dio, purificata dai propri peccati. E San Giacomo termina l'epistola parlandoci dell'importanza della preghiera e anche dell'importanza dello zelo apostolico. Noi dobbiamo avere nel nostro cuore questo desiderio della salvezza delle anime e agire per la salvezza delle anime tramite la parola, tramite l'esempio. Ma soprattutto questa piccola epistola di San Giacomo è conosciuta perché San Giacomo parla dei peccati di lingua. Dice: la lingua è una piccola parte del nostro corpo, ma può combinare grandi disastri, come un grande incendio comincia con una fiammella, così la lingua può mettere il fuoco. Con la lingua noi lodiamo Dio e poi malediciamo il prossimo che ha creato l'immagine di Dio. E ci dice ancora che come il timone, questo piccolo strumento, serve a dirigere la barca, che è molto più grande di lui, così la lingua, con la lingua noi dobbiamo dirigere tutto il nostro corpo, tutto il nostro essere, e dirigerlo verso il bene. Dobbiamo abituarci a mortificare la lingua e a evitare tutti i peccati che noi possiamo commettere con la lingua. E ci dice ancora che se uno non manca nel parlare con la lingua, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il suo corpo. E poi fa questo rimprovero dicendo: se uno si ritiene di essere religioso e non ritiene a freno la sua lingua, illude se stesso e la sua religione è vana. Noi possiamo quindi peccare anche gravemente con la lingua. Quanto spesso e così facilmente si dice del male del prossimo, la maledicenza. Ognuno ha diritto alla sua reputazione. La vera carità consiste nel dire del bene o pregare. È raro che siamo tenuti a svelare i difetti o i peccati del prossimo. Sant'Agostino, lui non voleva alla sua tavola persone che avevano il brutto vizio di parlare male del prossimo, per poi non parlare della calunnia, dire del male che non è vero, quasi per distruggere la reputazione del prossimo. O allora il giudizio temerario: ci permettiamo di giudicare qualcuno su degli elementi che non sono sufficienti per poter appunto determinare a noi un giudizio veramente onesto e retto. Il giudizio temerario. E quando si pecca con la lingua, si pecca anche contro la giustizia, perché il prossimo, come vi dicevo, ha il diritto alla sua reputazione e c'è il dovere di riparare. Il dovere di riparare, riparare è molto difficile. Già una volta, mi sembra, vi raccontavo questa storia di San Filippo Neri. Una donna veniva a confessarsi per dirgli spesso che aveva peccato con la lingua, aveva detto male del prossimo, e per fargli capire che era difficile riparare, gli dà come penitenza di prendere una gallina e di spennarla e di gettare le piume al vento.
Questa donna prende questa povera gallina, la spenna, getta le piume al vento e poi ritorna dal padre per dirgli: ho fatto la mia penitenza. No, non ha ancora compiuto la sua penitenza. Adesso deve andare a raccogliere tutte le piume della gallina, proprio per fargli capire che è facile dire del male, è facile nuocere al prossimo, ma è molto più difficile poi riparare. Ecco perché noi dobbiamo utilizzare la lingua per il bene. E quanto bene si può fare utilizzando questo strumento che il Signore ci ha dato, appunto per trasmettere la parola di Dio, per dare buoni consigli, per pregare soprattutto. Il Vangelo oggi, questa frase bellissima nel Vangelo che noi recitiamo spesso in questo periodo: qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Una frase bellissima che ci dà tanta fiducia. La preghiera però deve essere costante, ci dice ancora San Giacomo, deve essere perseverante. E la preghiera perseverante, soprattutto se chiediamo cose spirituali, avrà sicuramente il suo effetto. Quindi chiediamo alla Madonna la grazia veramente di fare un piccolo esame di coscienza per vedere come utilizziamo la nostra lingua. Questa lingua che ci è stata data anche per ricevere il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, conservarla pura, utilizzarla per il bene, condannando certo gli errori e il male, perché quello che vediamo oggi nella Chiesa dopo il Concilio è questo irenismo. Già con il Papa Giovanni XXIII non si è più voluto condannare gli errori, ma l'errore va condannato, il male va stigmatizzato. Quando il Signore ci dice di non giudicare per non essere giudicati, si riferisce al prossimo. C'è questa differenza essenziale fra l'errore e l'errante, il peccato e il peccatore. Il peccato deve essere condannato, deve essere mostrato in tutta la sua bruttezza. E il peccatore bisogna pregare per lui, per la sua conversione. Certo che è un'opera di misericordia spirituale ammonire i peccatori con carità, contatto, con dolcezza. Lo scopo deve essere sempre il bene, la purezza di intenzione che deve guidarci in ogni nostra azione. Questo desiderio di agire, fare, parlare sempre per il bene. Allora chiediamo alla Madonna che ci dia la grazia appunto di utilizzare la nostra lingua per il bene, per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, e così potremmo meritare una ricompensa eterna in paradiso, lo speriamo, dopo la nostra morte. Così sia. In nomine Patris, Figlio e Spirito Santo.